tutti amici di YouTube, io sono Marco e questo è Marco's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. E quest'oggi ragazzi siamo nella mia location estiva, è vero. Anche se siamo ancora a marzo e il cielo è grigio da ormai un mese, ma con oggi raga tornerà sicuramente il sole, perché andiamo a reagire al nuovissimo album di Ariana Grande dopo tipo 4 anni se non di più, che appunto si chiama Eternal Sunshine. Titolo preso da un film che si chiama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che mi pare che abbia come protagonista Jim Carrey e Kate Winslet. E Jim Carrey è tipo l'attore preferito di Ariana Grande, quindi immagino che lei sia molto attaccata a questo film. In sostanza la sinossi è che tipo questa coppia si reca in uno studio dove riescono a farti dimenticare alcuni ricordi, e quindi insomma loro vogliono tipo dimenticarsi della loro relazione. E infatti ragazzi questo album di Ariana si pronuncia come un breakup album dopo il suo matrimonio che appunto è finito, e magari appunto avremo anche invece qualche traccia sulla nuova relazione iniziata. In questo album ci sono 13 brani, sapete che secondo me è tipo il numero perfetto per un album, di cui noi abbiamo sentito solo una canzone, ovvero Yes And. C'è anche la reaction sul canale, andatevela a recuperare. Non voglio perdere tempo perché sono curiosissimo, cioè mi sembra così strano che l'ultima reaction ad un album di Ariana io l'ho fatta all'inizio del canale, raga. Ma prima di cominciare ragazzi vi ricordo come al solito che se volete sostenere questo canale potete farlo lasciandomi un mi piace oppure iscrivendovi. Se vi va inoltre qua sotto trovate un link a Ko-fi, che è un sito dove potete darmi un piccolo tip se volete aiutarmi. E se invece volete seguirmi nei social li trovate tutti quanti nella descrizione. Partiamo subito quindi con la prima traccia che si chiama Intro, quindi è l'introduzione di Eternal Sunshine, End of the World. E ovviamente io ho i lyrics sotto mano perché come sappiamo già dalle reaction di Ariana Grande non si capisce mai niente. Ok, quindi proprio risucchiati all'interno dell'album, adoro. Oddio, sotto c'è tipo la puntina del vinile. E si parla già di relationships, raga. I wonder if he's judging me like I am right now. Quindi lei pensa, diciamo, al suo amore passato, di come starà affrontando la fine della storia. If it all ended tomorrow, will they be the one on your mind? Chiede a se stessa, tipo se la fine del mondo arrivasse, infatti si chiama End of the World, mi penseresti? E allo stesso tempo però si chiede, e io ti penserei invece se arrivasse la fine del mondo? Wow, qua c'è un bel trip mentale, Ari, non vedo l'ora di tuffarmici nella traccia 2, che si chiama Bye. Ormai io quando vedo un bye penso a bye bye di Taylor. Ah, bye boy bye. Quindi addio, ragazzo mio. It's over, it's over. Ooh. I'm moving through my fears. Ok, un po' tipo Yes And. It's time. Ehi, ma allora è a tempo questo album, raga. Praticamente questa canzone è di lei che letteralmente fa le valigie e se ne va dalla relazione. It's too late to choose me. Chi è Courtney just pull up in the driveway? Chi è Courtney? It's time! I vocals di Ari sono tornati. Ma che figata, comunque la base è un po' disco, no? Sì, è decisamente un po' influenze disco. I'm thinking what's mine. Mi sa che quest'album sarà proprio tipo una roba un po' storytelling, e questo è decisamente l'inizio. L'inizio della fine, no? All'inizio dell'album si racconta già la fine della storia. E infatti adesso lei se n'è andata, però la prossima traccia si chiama Don't Wanna Break Up Again. Quindi secondo me appunto abbiamo un flow di una storia. Un bel bass. I fall asleep crying. Mamma mia raga. Ok, you don't want to hear me one more sleepless night. Mi sa che litigavano quindi. I really gotta do the thing I don't wanna do. Ooh. Oh no. It's breaking my heart to break yours. Questa traccia è un po' più chill. In ogni caso l'R&B rimane, eh. Pensavo fosse molto più pop, invece qua c'è un po' di R&B. Che dolci che sono i vocals, raga! We both know it's time.
So We Say Goodbye. Allora, carina, non mi ha davvero proprio colpito al 100%, perché comunque era proprio una canzone molto chill. Più che altro, appunto, il testo è importante da leggere in questo caso. Esprime chiaramente il concetto che immaginavamo. La prossima traccia, raga, è un interlude ed è Saturn Returns Interlude. The Saturn cycle takes around about 29 years. Saturn cycle, ok. Saturn comes e dice wake up. Get real about life. Ok, Saturno, devi venire anche da me allora. Ma poi chi è questa? Ah, astrologist Diana Garland, che è imparentata con Judy Garland. Perché sarebbe fighissimo, perché ci sarebbe tipo il collegamento anche con Wicked. Quindi ok, questo interlude ci dice get your shit together, perché Saturno è tornato e ti dice move on, andiamo. La prossima traccia, raga, la numero 5, è Eternal Sunshine, quindi la title track. E sono molto curioso. È già molto interessante, devo dire. La production sotto. Oh yeah. Oh, bellissimo! No, raga, questa combinazione di base un po' trap e la voce di Ariana funziona sempre benissimo, adoro. We play our separate scenes. You got me killing. No, you played me like Atari. Che belli vocals! You feel alright when you're in her? No, wait, I found a good boy and he's on my side. You're just my eternal sunshine. Sono confusissimo, raga. I try to wipe my mind, come nel film. I'd rather forget. È proprio la trama che vi dicevo all'inizio. Devo ancora capire in che senso. Cioè, praticamente lei dice... io voglio tentare di dimenticarti, ma sarai comunque il mio eternal sunshine. Cioè, in qualche modo sarai sempre presente. Wow, wow. Oh, non me l'aspettavo così figa questa, raga, ma è bellissima. Ariana e il soundtrack vanno troppo bene insieme. Sono davvero gasato, mi ha gasato tantissimo questa traccia. Passiamo quindi al numero 6, Supernatural. Ok. Melody in the back, come piace a me. Che poi ci sarà sicuro all'inizio così. Oh yes, Ari! Adoro! La base! È anche un po' synth. No, 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 no! I need your hands all up on my body. Ah, ecco perché mi piace, perché mi piacciono tutte le canzoni sexy. I want to come claim it. I want to make it yours. Cosa che dice? This love is possessing me, but I don't mind at all. Cioè, ti pare che la canzone che più mi piace era quella sul sesso? No, raga, questa sarà un repeat. Numero uno, numero uno, assolutamente bella, bella, bella. Cazzo, Ari, sì! Andiamo al numero 7, no, raga, io sto gasatissimo adesso. Si chiama True Story e, fun fact, io so già questa canzone. Una canzone che davvero si sente da un bel po' di tempo, perché era stata leakata. Ma chissà come sarà nella studio version. Andiamolo a scoprire. This is a true story, na, 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 na. Ok, è rimasta come l'avevo sentita. Ok, me la ricordavo, raga. Oh, che figata. Un po' dark questa. Sneaking like a creep in the night. Vi ho detto che è un po' dark. I will play whatever part you need me to. Wow. A true story about the lies you fantasized and about the games you play. Bitch. Bellissima produzione, raga. E vabbè, i vocals, cioè,
non ne parliamo. Questa canzone è appunto l'incontro tra la Dangerous Woman e, boh, non lo so, tipo Thank You Next. Secondo me in questa canzone lei lo sta un po' shadeando, dicendo sì, questa qua è una true story che tu stai raccontando, cioè tipo la tua versione, secondo me. Perché le dice sì, va bene, allora io faccio la parte che vuoi tu. Bella dark, mi piace molto. Potrebbe essere un po' la vigilante shit di questo album. Passiamo alla numero 8, The Boy Is Mine. Che fun fact, è una canzone degli anni 2000, I think. Non so se sapete quale intendo, quella The Boy Is Mine. Andatevela a sentire perché è bellissima. Chissà se ci saranno dei parallelismi. Ok, questo inizio mi ricorda un po' le produzioni di Positions. Decisamente R&B, anni 2000. Is made for somebody like me. Let's get intertwined. Qui ci sono un po' di liricismi presi da Taylor. The stars aligned. Mi sa che qua sta parlando del nuovo ragazzo, però, perché appunto abbiamo, come vi dicevo, una storia, no? Per ora la stiamo seguendo bene. Dice this is not what I planned, but it happens all the time. Questo non ti aiuta molto per quelle critiche che ti hanno mosso, Ari. A meno che la prossima traccia non sia Yes And. In ogni caso, raga, mi piace tantissimo la base. Ah, ok. Lei dice I take full accountability for all these tears, but I can't ignore my heart. No, raga, vi giuro che se la prossima è Yes And, allora fate una figata. Ditemi che la prossima è Yes And, ditemelo. Sì! No, Ari, tu sei una pazza. Vabbè, andiamo a vibare con Yes And a sto punto. Non si sa cosa dice in questa parte qua. Vabbè, raga, di questo ho fatto la reaction, la trovate sul canale. Tra l'altro mi piace il remix con Mariah. La prima volta che l'ho sentito mi faceva cacare. Invece adesso me lo riascolto volentieri. Adoro che l'abbia messa dopo The Boy Is Mine, perché vi giuro, è totalmente fatto per essere ascoltato dall'inizio alla fine questo album. E cioè, per adesso appunto abbiamo la fine della storia e l'inizio della nuova storia, con tutte le critiche che sono piovute, eccetera. Sono curioso di vedere come finisce questo album. Difatti la prossima, al numero 10, si chiama We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Che, spoiler, sembra essere il prossimo singolo. I didn't think you'd understand me. C'è stato un gallop, non vedo l'ora che arrivi. Let this story die. I'll be alright. Questa raga, we can't be friends but I'd like to just pretend, wait until you like me again. Oh, in silence. No, vabbè, ha detto silence e si è fermata la base. Look around, everybody on mute. Comunque non mi aspettavo questo synth, ma ci sta. Diciamo che la frase importante è wait until you like me again, I'll wait for your love. Bellissimo sotto. Bello, bello il breeze così. Fa, fa, fa. Yes. Io non penso di aver mai sentito Ariana fare una canzone synth, a parte Save Your Tears. Wow. È un concetto molto carino. È interessante per il fatto che è diversa da tutte le altre che abbiamo sentito. Edith Mako here, che vi consiglia di andare assolutamente a vedere il video, perché è basato interamente sul concetto principale del film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'è come co-star Evan Peters ed è fighissimo vederli insieme. E mi ha fatto anche un po' emozionare, quindi I recommend, andatelo a vedere. Andiamo alla numero 11 adesso, I Wish I Hated You. Quindi diciamo che si ritorna un pochino forse a parlare della vecchia storia. Bello, un po' magical. Sì, qua si parla di nuovo di qualcuno che se ne va. Di nuovo I rearrange my memories, come nel film. Raga, qua siamo entrati nella parte lenta dell'album. How guilty I still feel saying it, I wish I hated you.
I wish you were worse to me. Cioè, sì, perché è sempre difficile mettere fine a una relazione, ovviamente. A volte le cose succedono senza che ci sia un vero odio, appunto. Ma lei dice, sarebbe meglio odiarti, però, perché magari soffrirai di meno. Cioè, questo è No Matter che continua a ripetersi ad oro. Decisamente la più painful per ora. Andiamo quindi al numero 12, Imperfect For You, che mi dà un po' Olivia Rodrigo vibes come titolo. What? Appunto, la guitarra, what the fuck? La fine di quest'album è tutta quanta così. Un po' stripped, un po' lenta, sentimental. Ari! No, ma allora questa in realtà è positive come canzone. Sì, perché lei dice I am fucked up, I am anxious, but I love you. Quindi cioè, io sono imperfect for you. It makes the bad stuff delightful. Cioè, noi prendiamo le cose brutte, ma all'interno del contesto dell'amore, cioè, diventano normali, diventano anche belle. Questo è il messaggio che mi arriva. Wow. Bella, bellissima, bellissima Ari. Andiamo quindi all'ultima traccia, al numero 13. Ordinary Things, feat. Nonna. Wow. È a beat. Non me l'aspettavo. Yes. Tra pari per la fine, adoro. Ok. We could do anything that we like. Dice praticamente tutte le cose che potrebbero fare. No matter what we do, there's never gonna be an ordinary things. Mi piace perché il messaggio è: adesso che sono con te, faccio cose che non sono ordinarie e adoro farle con te. Yes, raga, non ho ancora menzionato i backup vocals perché ormai ce li aspettiamo tutti da Ari, ma cioè quando sono belli rendono tutte le canzoni sempre più magiche, più etere. Adesso arriverà la nonna. Ok, la nonna che parla del suo amore passato, I think. Grandissima. Raga, io non me l'aspettavo un album del genere, cioè avevo una paura, ve lo giuro. E invece è bellissimo, cioè è bellissimo. Mi piace che appunto prende spunto da un film e ascoltandolo sembra la trama di un film. Cioè sta roba che appunto l'inizio dell'album parla già di fine, mentre la fine dell'album parla dell'inizio, è bellissimo. This is how you do a comeback. Supernatural per me rimane la canzone più perfetta dell'album, però ho... Anche The Boy's Mine, Imperfect For You. Che dire, Ari, welcome back to the industry. Raga, adesso voglio sapere assolutamente da voi, soprattutto se siete Ariana haters, che cosa pensate di questo nuovo album di Ariana. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, mi raccomando. E nulla, ditemi magari qual è la vostra canzone preferita. E se vi è piaciuta questa reaction, che dire, lasciate un bel mi piace. Se ne volete vedere altre, mi raccomando, stay tuned e iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche che se volete lasciarmi un piccolo tip, qua sotto trovate il link a Ko-fi. E se vi va di seguirmi nei social, li trovate qua sotto in descrizione. Noi ci rivediamo al prossimo video e ciao.